Consigliere Sala. Il sindaco dice si poteva fare di più e meglio, sicuramente, anche perché, cari consiglieri, se avete letto il DUP, molto probabilmente vi siete resi conto che è quello dell'anno scorso. Quindi quantomeno aggiornare il DUP dell'anno scorso a quello di quest'anno, probabilmente sarebbe stato. Vi faccio qualche piccolo esempio. Faremo prima di iniziare qua chiedo scusa, siccome al sindaco che non aveva diritto hai dato almeno 12 minuti, qualche minuto senza interruzione, ti ringrazio. Prego. Allora, per quanto riguarda, vi leggo qualcosina giusto per darvi un'idea di che cosa scrivono nel DUP e di tutto il lavoro che hanno fatto in questa amministrazione. Parlando tanto di una cosa che il sindaco ci ha tenuto tanto, le strisce blu, lui parla che fra poco non possiamo però prescindere in merito da quanto esposto di progettare e realizzare il nuovo piano traffico che vada nella direzione di pedonalizzare e rendere più fruibile ai cittadini gli spazi aperti della nostra città. Il tutto con una buona programmazione potrà consentire anche la nuova creazione di aree di sosta destinate ai parcheggi che in futuro saranno dotati delle strisce blu. In futuro l'abbiamo già fatto, ma in futuro le faremo. Questo perché era il piano dell'anno scorso. Ma oggi il sindaco dice giustamente, mi sembra normale. Piano di mobilità urbana. Si potranno avviare le attività di analisi e prime ipotesi preliminari entro dicembre 2017. Cioè il piano adesso parliamo d'anno. Ma la cosa più sfiziosa è, vabbè, a parte tante altre cosettine, è che uno dei loro grandi impegni su cui ci siamo dibattuti e tutta la cittadinanza ha discusso è che noi l'anno scorso parlavamo della festa di Natale 2016, ce l'abbiamo ancora in programma quest'anno per il 2018, però l'abbiamo fatta 2 anni fa, ma noi abbiamo lavorato tanto. Un'altra cosa stupenda che farà prossimamente questa amministrazione per tentare di arginare il fenomeno dei roghi e degli sversamenti abusivi, si cercheranno di fare delle tavole rotonde con i sindaci dei vari paesi. Toccate che questa cosa è stata fatta 2 anni fa, però loro la prevedono. Purtroppo non sono stati troppo previdenti. Questo per dire che cosa, caro sindaco? A parte il fatto che ormai ti conoscono tutti e sanno benissimo le bugie che racconti, forse sarai anche bravo a raccontare le bugie, però purtroppo i cittadini di Casoria non hanno più voglia di vivere. I cittadini di Casoria sono in una condizione tale che purtroppo tu non fai vedere più nessuno. In questa città bisogna lavorare, non con i programmi, ho fatto, ho detto, sto dicendo, all'ufficio del piano sociale ci sono i cittadini in attesa della REI, purtroppo non ci sono i dipendenti, non ci sono le cooperative per provvedere a queste cose, non ci sono più gli assistenti sociali, non ci sono più le cooperative per gli anziani, perché hanno un gruppo che non finisce mai, purtroppo stanno adesso a contratto. Queste sono le cose che vogliono i cittadini. Le strade ormai sono un disastro totale. Certo, ieri avete messo un po' di cemento in piazza, però purtroppo si sono dimenticati di togliere le transenne, quindi avete creato ulteriore danno. Nella nostra zona, il quartiere Orsino, c'è quel ponte che ormai fa ridere perché ogni tre giorni c'è la ditta che viene a fare manutenzione. Ogni tre giorni c'è la ditta che viene a fare manutenzione. Dicevo, il problema è Cantone Orsino. Consigliere Orsino, il problema è questo, ecco, vedi. I tuoi consiglieri fortunatamente ti credono ancora
diceva il grande consigliere Casolaro, stiamo cercando di fare pressioni psicologiche sui consiglieri. Noi pensiamo di non stare facendo nessuna pressione psicologica, noi stiamo raccontando dei fatti. Se voi non ci credete ai fatti che vi abbiamo raccontato, giustamente sono problemi vostri, però spero di avervi dimostrato più di una volta che il sindaco racconta un sacco di baggianate, come quella del parco Michelangelo che stavamo aprendo a dicembre 2016, eravamo già pronti per impiantare le piantine, tante di quelle cose che avreste già dovuto aprire per bene gli occhi, ma per bene per bene, perché sono quelle cosettine che un sindaco non dovrebbe far ricadere sui cittadini, perché alla fine siete voi che avete preso i voti, siete voi che state nei quartieri, siete voi da cui i cittadini vogliono sapere che cosa state facendo. Questo per quanto riguarda questo fantasmagorico TUP dell'anno scorso, ricopiato forse con i numeri nuovi, perché onestamente non sono andato a vedere i numeri, ma penso che anche quelli qualcuno è copiato integralmente rispetto a quello dell'anno scorso. Grazie. Grazie consigliere Sardo.